Ultimi giorni di campagna elettorale in vista delle amministrative in programma il 14 e 15 maggio. Ieri sono stati due big arrivati a Teramo, entrambi per sostenere il sindaco uscente Gian Guido D'Alberto. Nel pomeriggio è stata la volta dell'ex segretario del PD, oggi esponente di Articolo 1, Pierluigi Bersani. Sono qui a sostenere Gian Guido D'Alberto con grande convinzione. Io ho fatto per una ventina d'anni l'amministratore. E parto da questo. Credo di sapere cosa vuol dire prendere una città al disastro finanziario, al disastro amministrativo e politico e portarla in una fase del tutto nuova, che vuol dire investimenti, che vuol dire servizi che migliorano, che vuol dire interventi ambientali, che vuol dire una serie di cose che fanno di una città moderna, una città viva. Quindi io immagino naturalmente che ci siano ancora tante cose da fare, ma mi sembrerebbe molto strano, ecco, che non si lasciasse la guida a chi ha guidato fin qui questa ripartenza, questa ripresa. La campagna elettorale a sostegno di Gian Guido D'Alberto ha portato a Teramo anche la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, ad accoglierla a una sala polifunzionale della provincia gremita. Presenti politici, amministratori, candidati e soprattutto tanti cittadini curiosi di vedere ed ascoltare la nuova leader Dem, che ha parlato anche delle questioni delle riforme costituzionali al centro del dibattito politico nazionale. Questa Costituzione deve ancora essere pienamente attuata, ha dichiarato la Schlein, ribadendo la contrarietà a un governo presidenzialista e aggiungendo: vogliamo una rappresentanza certa, cominciamo a cambiare la legge elettorale e basta con le liste bloccate. Abbiamo dovuto improvvisare un comizio anche fuori perché la sala non era abbastanza capiente per contenere tutte le persone, ma ci fa piacere, è il segno di una vitalità e di questo progetto che Gian Guido porta avanti, che noi veniamo con piacere a sostenere, che è il più giusto per garantire un futuro migliore a questa città, quindi è un bel segnale. Intanto diciamo che siamo molto determinati a vincere questa domenica, questo lunedì, e siamo felici che si sia dimostrata la capacità di costruire attorno alla credibilità della candidatura del sindaco uscente di Gian Guido una coalizione ampia, articolata, e naturalmente noi continueremo in prospettiva a lavorare in questa direzione, mettere al centro un progetto che punti sulla qualità del lavoro, sulla qualità della vita delle persone, sul contrasto alle diseguaglianze, sulla giustizia sociale e anche sulla conversione ecologica. Credo che su queste basi saremo in grado di vincere e questo sicuramente sarà un buon auspicio anche per il futuro. Grazie a tutte, grazie a tutti e buon lavoro.